Grazie davvero. Mi dispiace solo che c'è una sistemazione delle luci o del buio che non mi consente di guardare tutte le persone, di salutarle e, come mi piace dire quando le cose ci vanno bene, di sedermi sui vostri occhi, però davvero grazie. Grazie perché avete colto il valore e l'importanza di questa giornata all'interno di mesi di impegno e di duro lavoro per questa battaglia referendaria. Grazie a Luca, come avete ricordato tutti, non è facile togliere una giornata di lavoro dalla sua agenda istituzionale. Luca Lotti sintetizza la voglia di fare di questo governo nazionale. E tante volte sono stato da lui, come sa bene Silvio Paolucci, Camillo D'Alessandro, Peppe Di Pangrazio che è in prima fila ed altri amici consiglieri regionali che mi sentono, mi vedono riportare notizie o lanciare questioni all'attenzione del governo del paese. Luca, noi abbiamo voluto testimoniarti che c'è l'intero Abruzzo del PD, del centro-sinistra e una comunità ampia che ti sta dicendo di sì, così come è giusto che sia, vista la partita che è in campo. Non è una questione di amicalità quella per la quale ci siamo mobilitati, ma è la consapevolezza della gravità della partita. Lo hanno detto bene quelli che hanno parlato prima di me, Franco Marini con la sua esperienza, Stefania con la sua potenza di effervescenza che sta riguardando tutte le piazze, Marco Rapino, Marco Alessandrini anche. Perché è una partita così rilevante, così delicata, così impegnativa, tanto che ci convoca tutti? Intanto perché sono 30 anni che volevamo arrivare a questo punto. Sono 30 anni di parole, 30 anni di articoli di stampa, 30 anni di convegni e di dibattiti, di prese di posizione anche dell'Accademia e della iniziativa politica nazionale. Per la prima volta noi arriviamo sul punto che mancano centimetri per fare in modo che la Carta Costituzionale sia aggiornata, ammodernata, per fare in modo che il sistema paese funzioni di più e corrisponda alle domande dell'economia, delle persone, dei territori e delle imprese. La critica qual è in definitiva? C'è il rischio che con questa riforma aumentino i poteri e diminuiscano le garanzie. È una lettura ideologica, viziata, è una lettura dell'altra parte che vuole infangare e impaludare il cammino di questa riforma. Voi sapete che ogni giorno ho la cura e l'attenzione per il calendario cattolico. Nella mia agenda quotidiana metto chi è il santo del giorno. Nella giornata di ieri era Santa Edvige. Caro Luca, è una santa particolare, a parte essere duchessa di Polonia e di Slesia, è colei la quale tiene lontane le bugie. Il suo carisma è l'allontanamento delle bugie. Allora io voglio raccogliere la protezione di questa santa che ha riguardato la giornata di ieri e allontanare le bugie. La prima questione: aumentano i poteri verticalizzati e diminuiscono le garanzie? Assolutamente no, poiché circa i poteri c'è una precisazione dei poteri, c'è una precisazione delle competenze. Io sono qui e mi sento molto impegnato. Io volevo fare una delibera di giunta regionale per coinvolgere la persona giuridica della regione. Poi Matteo Renzi mi ha detto: aspetta, riflettiamo, vediamo le conseguenze. Ma per dire come l'ordinamento regionale concorre a dire vogliamo una precisazione delle competenze. E non è possibile, per esempio, che siamo diventati emittenti di grande parte del contenzioso costituzionale che c'è davanti all'Alta Corte. Perché le competenze si sfarinano ad un certo punto e ad una certa altezza. E guardate che le competenze imprecise allontanano gli imprenditori e gli investitori. Io per il lavoro che faccio, per la responsabilità che ho, per l'impegno che profondo ogni giorno, tante ore al giorno, mi capita di parlare con le imprese. Molte imprese sono presenti qui e ci saranno dopo e sempre accanto a noi. E mi rivendicano il bisogno che l'agenda della realtà Italia sia un'agenda a competenze precisate, a poteri resi netti, adeguati,
certi, definiti, in maniera tale che un imprenditore sappia con chi interloquire e non a ripetizione deve interloquire più volte con più livelli di governo. E la seconda cosa che è assolutamente necessaria precisare, questa rivoluzione dell'esigenza che ha il governo di dare data certa al suo prodotto legislativo. In passato era un safari dei decreti legge, che nei fatti spostava in capo al governo molta parte della competenza di produzione legislativa. Adesso si pone solo il tema della data certa, ed è una questione che per esempio noi in Regione abbiamo posto, grazie alle abilità di Camillo, di Peppe Di Pagrazio, di Luciano e di altri amici che ci aiutano nello sforzo di governo della Regione Abruzzo, ed è bene che si ponga anche a livello nazionale. Vedete, io sollevo anche come una grande necessità quella che si stabilisca anche il superamento di questioni che tante volte noi abbiamo detto nei convegni: riduciamo il numero dei parlamentari, e accade con questa riforma. Riduciamo il costo della politica, e accade con questa riforma. Facciamo in modo che si superi il bicameralismo perfetto, e accade con questa riforma. E ancora, si inserisce per la prima volta nella Carta Costituzionale quel duale principio di efficienza e responsabilità nell'azione della pubblica amministrazione. Guardate che è una stella polare che è mancata in 60 anni di cammino amministrativo pubblico. E ancora, facciamo sì, per esempio, che anche dal punto di vista di ciò che noi abbiamo raccontato, ma è una forzatura che Renzi fa perché vuole allocare se stesso in alto senza essere più discusso. L'accordo riguardante la riforma della Carta Costituzionale era una pietra miliare dell'accordo di governo. Non è vero che lui lo ha inventato strada facendo, era nella partita dell'inizio di questo cammino, ed è un cammino, quello che lo ha riguardato, che all'inizio ha avuto proprio l'incertezza dell'esito elettorale, l'incertezza del come comporre ciò che andava fatto. E come si fa davanti alle questioni così contraddittorie che si presentano? La classe dirigente mette in campo un'azione riformatrice che riguarda tutti i settori dell'agenda quotidiana di governo. Si è riformato il mercato del lavoro, si è riformato il sistema della pubblica amministrazione, si è messo mano anche alla responsabilità civile dei magistrati. So che ci sono magistrati in aula e sanno qual è l'atteggiamento laico che io ho su questi argomenti, ma non c'è stata una materia di rilevanza collettiva che non abbia visto l'impegno in questi 27-28 mesi di governo all'altezza della sfida, dei tempi e delle questioni. Mancava poi la partita della Carta Costituzionale per renderci europei, definitivamente europei. Io, caro Luca, mi impegnerò molto nei giorni che rimarranno a riconoscenza del lavoro che avete fatto, a riconoscenza anche del fatto che ogni volta che la Regione Abruzzo aveva una questione, emergenziale o meno, vi abbiamo, ti abbiamo sempre trovato e trovati. Stefano lo ha ricordato, in questo momento Regione Abruzzo ha un master plan approvato, coperto finanziariamente, amministrativamente, che ci consente di dare prospettiva e ambizione a questa regione come cercavamo da decenni. La partita dei depuratori ha trovato copertura nel rapporto con questo governo. I depuratori di questa regione finalmente verranno completati, efficientati e messi in funzione, il che significa non il sorriso dei geometri solo o degli architetti o delle imprese, ma il sorriso delle acque fluviali e del mare. Così come la partita delle grandi infrastrutture dell'economia dell'acqua, i porti, l'aeroporto di Pescara ed Abruzzo si è trovato certezza di vita, e per l'idea che hanno questi giovani al governo del paese, che hanno declinato il potere che la cittadinanza ha dato loro attraverso il ruolo del partito e dei partiti, e che ha permesso per esempio all'Abruzzo di dare soluzione ad un affanno micidiale, mortale, che riguardava l'aeroporto di Pescara con la vicenda dei voli low cost che era nei fatti cessata. La persona intelligente che abbiamo nel consiglio di amministrazione della Saga mi diceva: non c'è nulla da fare. Poi, grazie al lavoro di Nicola Mattoscio, che ha ricostruito all'uncinetto la vita di questo aeroporto, grazie alla disponibilità normativa del governo del paese, di Matteo Renzi, Luca Lotti, Graziano Del Rio, siamo riusciti a rimettere in pista il diritto alla connettività aerea, che è la velocità che significa il mondo, l'ingrandimento dell'Abruzzo. Questo quanto vale
nell'avvicinamento alle regioni da scrutare e agli argomenti da conoscere. Questa è la ragione per cui sto qui, oltre alla materia della Carta Costituzionale, che mi prefigura com'è che può essere ancora di più meglio se l'azienda e l'agenda del governo possono essere messi nella condizione di fare più velocemente, più adeguatamente. Quello che ho visto in questi 27 mesi, io ho qualche anno di ruolo pubblico, non l'ho mai visto, non l'ho visto con D'Alema quando stava al governo della Repubblica Italiana, non l'ho visto con Enrico Letta, non l'ho visto con Romano Prodi. Ogni volta che c'è un tema andiamo a Palazzo Chigi attraverso i livelli della liberal democrazia italiana, la conferenza Stato-Regioni, la conferenza delle regioni, il rapporto anche personale e politico, e trovo attenzione. Ma che cos'è che consente a un territorio di diventare centro? I canali della rappresentanza, e noi attraverso la Carta Costituzionale che aggiorniamo riprecisiamo le modalità con le quali si dialoga con il vertice, il Senato delle regioni. È una conquista logica, intelligente. Diminuiscono le competenze regionali, aumentano le occasioni di presenza, di interlocuzione competitiva, di dialogo competitivo. È straordinario la Germania che accade in Italia, e il rapporto fruttuoso che c'è tra Madrid e Barcellona nel rapporto regione-governo del paese. E qual è il problema? È la lettura ideologica, politicista, di parti che cercano la rivincita. Allora, come si fa su questo fronte? Cari amici che siete qui, cari cittadini, so che ci sono molti liberi professionisti, dirigenti d'azienda, persone che anche hanno una sconnessione con l'appartenenza partitica. Fate in modo che si possa entrare nel merito. Io tante volte penso che la politica di qualità è quella che entra nel merito, che prende le misure, dà le proporzioni. Ma è immaginabile che uno davanti ad un lavoro definito, pronto, articolato, che entra nei dettagli, prenda in considerazione come parte distruttiva non un'altra proposta, ma un no che azzera 30 anni di articolazione piena di carte in tutti i due rami del Parlamento. Io mi ricordo ancora quel gentiluomo quasi cavuriano di Aldo Bozzi, quando si incamminava per gli ambienti costituzionali della nostra Repubblica a convincere che c'era ragione per cambiare le regole di fondo del Paese. Ci riusciamo, ci riesce un sindaco che diventa capo del governo, con un carico di energia. Io lo dicevo anche nell'incontro che abbiamo fatto a Teramo, io sono stato di idee plurali circa il sostegno al vertice della classe dirigente del PD. La prima volta che si è votato all'interno, io ho avuto un giudizio, diciamo, di sostegno a ciò che c'era prima. Ho usato anche un appello, stancamente ho sostenuto ciò che c'era prima, perché mi sembrava una specie di tributo al consolidamento di ciò che c'era. Vediamo se si precisa il quadro. Poi, quando ho visto, abbiamo sostenuto il merito, è stato prevalentemente di Renzi e vostro, questo gruppo di giovani che ha contaminato di sé l'Italia. Adesso sono un convinto sostenitore, perché ho visto come mi dà la palla questo rapporto tra governo centrale e territorio. Io su questo vi dico, ma come si fa a non riconoscere, per esempio, come abruzzesi, che con questo governo abbiamo risolto il tema, ascoltatemi bene, Ombrina non si è fatto perché con questo giovanotto, con Renzi e con altri, abbiamo trasformato il referendum posto da noi in una norma nuova. Con questo abbiamo costruito il master plan, 1,5 miliardi di euro per l'Abruzzo. Siamo usciti dalla sanità commissariata articolando un lavoro a quattro mani, regione e governo del paese, Zuccatelli, Silvio Paolucci, Angelo Muraglia, i direttori delle ASL. Ma se ci fosse stata la sordità del vuoto della norma precisa e dettagliata, mai ce l'avremmo fatta, perché c'è stato un governo che ci ascoltava, capace cioè di vedere il territorio non come il luogo dell'odio, ma della vita e della vitalità. E anche quando la norma non era dentro di sé chiara e precisa, ci hanno detto, scriviamo insieme il dettaglio, vediamo come fare. Ti ricordi ad agosto, tu mi messaggiavi, non è possibile a questo Consiglio dei Ministri, lo facciamo al prossimo, perché mancavano i precedenti. Allora che si vuole fare? Qual è la credibilità con la quale chiedono loro dateci una mano di legittimazione ulteriore? Quello che hanno fatto in questi 27 mesi. Io vi chiedo di mobilitarci, chiedo ai parlamentari presenti, ai consiglieri regionali, di superare questa specie di appalto
che all'inizio noi avevamo dato la classe dirigente nazionale. 4 mesi fa si pensava che fosse una corrida o televisiva o solo del livello nazionale, e non che riguardasse le classi dirigenti territoriali, quella fertilità che poi riguarda anche le persone. Devo dire che siete stati molto generosi, tu sei stata molto generosa, Stefania, e anche altri si sono attivati. Io vorrei che su questo si facesse una battaglia come si fa per esempio in America, quando c'è in campo il meccanismo di funzionamento dello Stato. Tutte le famiglie, i giovani, i ragazzi, le comunità anche che fanno ricerca. Io voglio ringraziare i rettori che sono qui. Ringrazio Luciano D'Amico, Carmine Di Iglio, credo che ci sia anche un rappresentante dell'Università dell'Aquila. È chiaro che non sono le università, sono le persone fisiche, però è interessante questo andare oltre la porta, affacciarsi alla finestra, andare a vedere, perché non stiamo discutendo delle lampade votive di un cimitero o degli usi civici di Foggia, discutiamo delle regole di fondo del nostro paese. Luca, noi aiuteremo questa partita, ci profonderemo, ci scaglioneremo, come si diceva il 49, per fare in modo che tutti capiscano, azzeccando le vocali naturalmente. Molto faremo nei prossimi giorni. A te chiedo, caro Luca, continua a seguire questa regione e il cammino ambizioso che ha davanti a sé. Questa regione vuole essere territorio di destinazione delle imprese. So che si scrive sempre meglio su questo fronte. Noi dobbiamo fare norme ulteriormente semplificate per fare in modo che i territori che sono capaci di dire sì possano dire sì alle imprese che vogliono investire. Dobbiamo fare in modo, Luca, che le città che hanno siti industriali, che hanno cessato di produrre vitalità industriale, possano essere bonificati in maniera semplice, senza una legislazione incomprensibile, raccapricciante. Su questo continuiamo a lavorare. L'Abruzzo c'è, buon lavoro, una grande stretta di mano a Renzi, a te e a tutta la vostra squadra. Grazie Luciano, grazie a Marco, grazie a tutti coloro, Stefania, Franco, tutti coloro che mi hanno preceduto. Grazie in particolare a Franco, davvero colgo l'occasione nella tua terra per ringraziarti intanto e non esclusivamente dell'intervento ma anche del lavoro che stiamo facendo insieme, perché sono 2 anni che con l'unità di missione stiamo portando avanti un importante lavoro, uno di questi lo hai citato tu con la Costituzione, e il prossimo anno girerà in 12 città d'Italia per sottolineare 12 articoli fondamentali e anche qui distinguere l'importante differenza tra prima parte e seconda parte, eccetera. E quindi colgo l'occasione davvero nella tua terra per ringraziarti, perché è stata una piacevole sorpresa lavorare insieme, e di questo non voglio qui pubblicamente ringraziarti. Oggi è stata una bella giornata per me, bella giornata di incontri, di discussioni, di esperienze sul vostro territorio e nel vostro territorio. Ho visto aziende, ho incontrato persone, ci siamo fatti un po' di scambio, abbiamo fatto un po' di scambio di opinioni. Ovviamente il presidente D'Alfonso ci ha tenuto a chiedere ancora e a fare ancora bene il suo mestiere per la propria terra, per l'Abruzzo, e questo mi ha fatto molto piacere. E è venuto questo incontro, questi incontri sono avvenuti in un giorno, 3 o 4 giorni dopo l'approvazione della legge di stabilità, che è una legge di stabilità importante, che ha portato importanti, che porterà importanti risorse sui territori, l'ammortamento al 140% per le aziende, la conferma di altri e gravi, importanti sgravi fiscali, importanti azioni per lo sviluppo del nostro paese. Il sindaco, il vostro sindaco Marco, prima ha citato 18 milioni, io non è che ho la sacca per miliardi di euro e vengo a portarmi in dote un giro come la Madonna Pellegrina, però faceva riferimento a un importante finanziamento che riguarda le periferie che il Presidente del Consiglio ha annunciato da Bari 4 giorni fa. Era un finanziamento che prevedeva purtroppo forse solo la metà delle province che presentavano progetti per le periferie. Grazie a investimenti inseriti nella finanziaria approvata sabato, tutte le province, quindi tutte le periferie, avranno il finanziamento e saranno finanziate. Questa è una risposta, tutte le volte che abbiamo voluto dare come governo, per tutte quelle volte che sentiamo parlare di periferia,
di ricucire il rapporto tra il centro e la periferia e poi non si fa nulla. Invece il segnale è proprio questo, i 18 milioni nel quartiere che abbiamo appena visto, una parte almeno di queste risorse andranno nel quartiere che abbiamo appena visitato, è un segnale importante che abbiamo potuto dare a Pescara, ma a tutte le province, a tutte le periferie che hanno partecipato a questo bando. E quindi fatti e non chiacchiere, fatti concreti e risposte concrete al territorio. Vorrei parlare di questo, vorrei raccontarvi la finanziaria, vorrei raccontarvi quello che stiamo facendo. Luciano ve l'ha un po' narrato, ve l'ha un po' raccontato in maniera quasi mitologica, in realtà ci stiamo provando, ci stiamo mettendo tutta la nostra buona volontà e tutto quello che è il nostro modo di essere e di fare. Siamo delle persone che fortunatamente 3 anni fa giravano su un campo per provare a spiegare come avrebbero voluto cambiare il paese, dopo qualche anno ci siamo ritrovati a mettere le mani nella cosa pubblica e questo ci fa piacere, ce la stiamo mettendo tutta, ma questo non è l'argomento di discussione di oggi, quindi cercherò di non parlare dei risultati del governo, perché alla fine è semplicemente il nostro lavoro, e proverò a fare sintesi. Chi parla da ultimo ha sempre il compito di provare a fare sintesi, di riassumere quello che è stato detto, di provare a lanciare anche un messaggio forte, chiaro, deciso, determinato, non tanto sulle ragioni del sì, poi ci arriverò, ma sulla comprensione, sulla spiegazione, su come dobbiamo, possiamo e vogliamo entrare dentro la riforma per conoscere la riforma e per spiegare la riforma, che sarà poi l'oggetto dell'appello finale che proverò a farvi. Il vostro segretario Marco Rabino, nella citazione di come siamo arrivati alla riforma, vi ha parlato dell'elezione del presidente Napolitano. Io, Stefania e altri colleghi in sala eravamo presenti quando Napolitano ci ha fatto quella spiegazione, che a me sembrava più un rimprovero, per essere sinceri, che una spiegazione, e ci ha detto che questa legislatura, frutto delle elezioni del 2013, che io, Stefania e altri colleghi abbiamo non perso, ci ha detto qualcuno, le abbiamo perse le elezioni. E Napolitano, sulla parte di questo, era proprio un po' cristiano, perché anch'io facevo parte di quel simbolo sotto il quale ci stavamo candidando a guidare il paese. E Napolitano, in quell'occasione, applaudito da tutto il Parlamento, compresi i miei colleghi del Partito Democratico, ci ha detto che quello doveva essere una legislatura che serviva per fare le riforme. E noi le riforme pian piano le abbiamo fatte. La riforma della scuola, la riforma del mondo del lavoro, la riorganizzazione di una parte dell'assetto istituzionale, varie finanziarie che con investimenti di 80 euro, l'ammortamento, superammortamento, una serie di riforme, la giustizia, che stiamo portando avanti e che abbiamo portato avanti. Poi abbiamo fatto anche la riforma costituzionale e l'abbiamo presentata al Parlamento intero e l'abbiamo votata 6 volte in Parlamento. E per 6 volte, ben 3 volte di queste 6, parte delle nostre opposizioni hanno votato questa riforma. E allora l'hanno raccontata meglio di me le persone che hanno parlato prima da questo microfono, e non mi dilungherò: il superamento del bicameralismo, la riorganizzazione dei poteri tra le regioni, la riorganizzazione del titolo quinto, il superamento del CNEL, delle province, la riorganizzazione dell'assetto istituzionale. Questo abbiamo presentato al Parlamento e questo abbiamo votato per 6 volte. Nel nostro partito, prima di andare tutte e 6 le volte in aula, per 6 volte abbiamo riunito l'organo della nostra direzione, l'organo del gruppo alla Camera e l'organo del gruppo al Senato, e per 6 volte abbiamo ottenuto, abbiamo discusso, abbiamo dialogato, abbiamo parlato, ci siamo confrontati. Abbiamo fatto anche delle modifiche alla proposta iniziale che alla prima lettura abbiamo portato in approvazione al Senato, alla Camera. E tutto questo va raccontato, tutto questo va detto, tutto questo va conosciuto e va fatto conoscere, perché facendo campagna elettorale mi capita spesso di incontrare compagni di partito che mi dicono: ah, però voi volete fare una roba solo a colpi di maggioranza. No, non è vero, è una bugia. Scusate, è una bugia, tu parlavi delle bugie, è una bugia, e la bugia va svelata e va raccontata, che ci siamo confrontati
iniziato a far politica 6-7 anni fa, oggi ne ho 34, tutti i partiti ci raccontavano che era fondamentale superare il bicameralismo. Tutti i partiti ci raccontavano, di tutto l'arco parlamentare ci raccontavano che era fondamentale riorganizzare le competenze tra Stato e Regioni. Tutti nelle campagne elettorali ce l'hanno promesso, ma nessuno l'ha fatto. Mi ha fatto piacere il racconto di Franco del Patto dello Stato, non tanto per ritornare su un tema, ma ci sei riuscito te, non ci sono riusciti gli altri, sei più bravo, non sei più bravo. No, non è nulla di questo, non mi interessa, non ci interessa, non ci deve interessare il punto dove altri si sono fermati e dove noi siamo riusciti, fortunatamente o non fortunatamente, nelle sei letture parlamentari ad arrivare all'approvazione finale. Ma quel che conta è che oggi ci siamo all'approvazione finale, è che oggi siamo chiamati il 4 di dicembre a un voto fondamentale. E quello che vi chiedo allora non è tanto di credere in me, di credere in Matteo Renzi, di credere esclusivamente nel partito. Diciamo, tu hai detto ci sono tante persone anche extra partito, non simpatizzanti, non iscritti. Mi fa piacere che ci siano presenti in sala, perché questa non è una battaglia del PD, esclusivamente del PD, ma di tutti gli italiani. È a tutti gli italiani presenti in sala e non che mi rivolgo chiedendovi di informarvi, chiedendovi di informare, chiedendovi di conoscere la riforma, di sapere cosa vuol dire superare il bicameralismo e di raccontarlo. Non diamo per scontato quello che noi, leggendo i giornali o parlando alle TV o sui telegiornali o sui giornali, diamo per scontato. Deve essere conosciuto. E quando anche vi diranno, ah, parlate dei 500 milioni di risparmio come demagogia, ma forse è demagogia. Mettiamo da parte 500 milioni di risparmio, ma pensiamo a quanti soldi vengono utilizzati, si buttano fra Stato e Regioni e quanto tempo si perde per le controversie delle leggi regionali impugnate dal governo o impugnate dalle regioni nei confronti del governo. Pensiamo che queste sono, è perdita di tempo, ma sono anche denari che si buttano via. E raccontiamolo, spieghiamolo ai cittadini. Spieghiamo che c'è la punizione delle province, spieghiamolo, raccontiamolo che cos'è il CNEL e perché vogliamo abolirlo. Raccontiamo cosa cambia, cosa succede il 5 mattina se vincerà il sì. Una legge, quanto sta alla Camera, quanto sta al Senato oggi, quanto tempo si perde nell'approvazione di una legge perché cambia magari una virgola, un pezzettino, un articolo e torna dall'una all'altra parte e ci sta 2-3 anni. Raccontiamolo. Non solo perché ce l'hanno promesso, non solo perché per anni si è discusso e ce l'hanno raccontato, ma perché ora è possibile, perché ora si può fare. Vi diranno, ma io tanto a votare non vengo, incontrerete persone, io le sto incontrando almeno, e dicono, ah ma tanto non cambia niente. Non è vero, il 5 mattina se si vota no non cambia niente, se si vota no rimane tutto uguale, ma se si vota sì cambia qualcosa. E allora l'appello che vi faccio, che faccio al mio partito, agli iscritti del mio partito, ma non solo, anzi, soprattutto ai professionisti, alle persone che andando a lavorare con gli amici sabato e domenica, ora non mi chiedo di parlare per 7 settimane esclusivamente di referendum, però vi chiedo di diventare, qualora siate convinti, come mi auguro e spero per la presenza così massiccia e così numerosa questa sera in questo teatro, di diventare dei portatori sani del racconto della riforma, dei portatori sani del racconto del cambiamento che per anni tutti, da tutte le parti, di tutti i colori politici ci hanno raccontato e che ora è alla portata di tutti noi, è alla portata di tutti i cittadini. Guardate, io ho ascoltato un po' di confronti in TV, le ragioni del no non toccano mai il merito, non scendono mai nel particolare. L'ho detto prima Franco, l'ho detto prima Luciano, raccontano che i poteri del Premier cambierebbero, no, la bugia, e anche questa va detta, va raccontata. Sul nostro sito www.bastaunsi.it abbiamo spiegato non tanto le bufale, ma tutti quelli che sono i punti che nel racconto esterno sembrano essere dei racconti costruiti per distruggere le ragioni del sì e in realtà sono delle bugie vere e proprie, e queste bugie vanno smontate raccontando, spiegando. Luciano, tu hai fatto una citazione, non so se è dovuta o meno, di un grande film, Ogni maledetta domenica, è una questione di centimetri. In quel film l'allenatore della squadra di football spiega, appunto dove i centimetri sono fondamentali, spiega che i centimetri sono intorno a noi, sono ovunque.
I centimetri me lo sono riguardato prima mentre parlavi, sono da tutte le parti e vanno conquistati pezzettino per pezzettino. Ecco, io vorrei, e chiudo su questo, guardando questo bene sia la mia sinistra, che noi utilizzassimo, che voi utilizzaste queste 7 settimane che mancano per andare a cercare questi centimetri, per andare a scovarli in tutte le parti, questi centimetri, per andare a cercare di spiegare perché i centimetri che restano e che mancano per arrivare all'approvazione finale di questa riforma siano dei centimetri dove le persone riflettono, ragionano e alle quali spieghiamo le ragioni nel dettaglio perché è importante votare sì. Se vincerà il no rimarrà tutto come prima. Ricordiamocelo, spieghiamolo, perché questo è il tema politico più forte. Perché questo è il punto centrale che vorrei da qui al 4 dicembre ci separasse e separasse il lavoro di ciascuno di noi, il lavoro della politica, il lavoro del Partito Democratico che con forza si è schierato e ringrazio tutti i colleghi che organizzano iniziative, che organizzano eventi in giro per l'Italia, anche in Abruzzo, per spiegare le ragioni del sì. Chiudendo le campagne elettorali per i sindaci, per il Presidente della Regione, me lo ricordo bene, chiedendo l'appello al voto a tutti gli abruzzesi, quanto 3 anni fa, Luciano, 3 anni fa io utilizzai questa espressione, mancavano 7 giorni al voto e dissi a tutti voi abruzzesi che i prossimi 7 giorni avrebbero deciso il futuro dei 5 anni della Regione Abruzzo. E avete scelto bene. Ebbene, le prossime settimane non decideranno 5 anni, 10 anni, ma il futuro dei nostri figli e del nostro paese. Pensiamoci bene, perché questa è la strada. In bocca al lupo a tutti noi.